Audi Cup, pronti, via! Iniziata ufficialmente ieri pomeriggio la regata velica della nota casa d'auto tedesca. Migliaia di spettatori accorsi alla Marina di Trapani. Blitz contro gli ambulanti abusivi. E ad eseguirlo la polizia di Trapani, di concerto con i vigili urbani, sequestrata merce di vario genere, multati 7 cittadini stranieri. La Madonna che arriva dal mare. Ieri a Cornino si è rinnovato il rito dello sbarco della Madonna di Custonaci a Cala Bucuto. Il Yellow Summer Festival. Si è tenuta a Paceco la manifestazione organizzata dall'associazione Rerum Novarum, incentrata sul melone giallo. E per lo sport, Curiale e giallorosso, prestito con obbligo di riscatto per i salentini per l'attaccante del Trapani Calcio, Davis Curiale. Oggi alle 18 il sorteggio del calendario della Serie B. Invece nella seconda edizione del nostro TG ci occuperemo della confisca subita dall'imprenditore belicino Vito Tarantolo, ritenuto un fedelissimo del boss latitante Matteo Messina Denaro. Il provvedimento è stato eseguito dal Tribunale di Trapani. Buongiorno e bentrovati. Questa è la nostra prima edizione, questi erano i nostri titoli. Torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Iniziata ufficialmente ieri pomeriggio con una regata non valida però per il titolo mondiale all'interno del porto di Trapani, la Audi Tron Sailing Series. La regata velica della nota casa d'auto tedesca ha portato nel villaggio allestito su via Ammiraglio Staiti migliaia di spettatori. Successo per l'anteprima della Audi Tron Sailing Series. Il lungomare della Marina Trapanese è stato preso letteralmente d'assalto fino a tarda notte da migliaia di cittadini che hanno potuto apprezzare i bolidi del mare, i Merge 32 del circuito Audi. Una delle regate veliche fra le più prestigiose al mondo che ancora una volta ha scelto Trapani per una tappa ufficiale del loro circuito. Alle 18, regata dimostrativa all'interno del porto. La Capitaneria ha bloccato per un'ora qualsiasi attività per poter far sì che gli spettatori potessero godere questa prima giornata. Dalle 19, premiazione della regata, seppure non valevole per i tre campionati che si svolgeranno da domani fino a tutto il 13 settembre, italiano, europeo e mondiale, e breve presentazione degli equipaggi. Una regata che parla italiano perché sul podio, gradino più alto, Brontolo, una gara molto particolare quella di oggi, un pomeriggio ventosissimo, com'è stato gareggiare con questo vento? Veramente un grande spettacolo perché pieno di pubblico, divertito, pieno di pubblico sorridente, tifosi, una cosa insolita, non si fa una cosa così spesso e volentieri, secondo me è da ripetere. Qual è stata oggi la vostra arma vincente? Insomma, tante imbarcazioni, questo vento che poteva favorire o meno, come ve la siete giocata? Ma noi di solito partiamo molto bene, quindi abbiamo giocato tutto all'inizio, abbiamo puntato forte sulle partenze, poi abbiamo la fortuna di avere un bel timoniere al timone, quindi quando c'è da fare caciara, non so se si può dire, però quando c'è da fare caciara siamo forti, quindi lo mettiamo sempre in condizioni da dove per fare a sportellate. Filippo è un grande. Cosa vi aspettate da questa manifestazione, da questa regata così importante? Insomma, adesso cosa si porta poi a casa? Guarda, non ti vorrei dire che abbiamo già dato tutto, ma parecchio. Noi siamo un equipaggio che parte con aspettative basse per divertirsi, però sicuramente abbiamo una discreta velocità e quindi saremo insieme agli altri a cercare di fare qualcosa quando le regate diventeranno più importanti. Poi la musica degli Ottoni Animati. La band trapanese, dopo una giornata d'apprensione per un lungo tira e molla con l'amministrazione comunale, ha deciso di omaggiare la città, nonostante le critiche rivolte alla giunta targata Damiano. E alle 23 i giochi di fuoco dal Ronciglio a chiudere in bellezza questa prima giornata. Da domani si fa sul serio, al via le regate ufficiali valevoli per punti dalle competizioni in gara qui a Trapani.
Dalle 10.30 gli scafi Audi solcheranno il mare antistante Trapani nei tre campi di regata che si alterneranno in queste settimane in base alle condizioni meteomarine. È un piacere poter essere vicini al pubblico e far godere anche chi sta sul molo delle emozioni che noi viviamo in mare per tanti anni. Mercoledì invece si comincia a fare veramente sul serio, no? Mercoledì iniziamo a far sul serio, quindi iniziamo questo mondiale che è la tappa finale delle Audi Tron Sailing Series Majors 32 e poi continueremo col Majors 20 l'europeo e il campionato italiano del Majors 24, quindi praticamente un mese di vela importante qui a Trapani, che è un posto meraviglioso. Ieri sera il Village dell'Audi Cup, nella serata inaugurale, ha previsto diversi momenti con la presenza di migliaia di persone. Vediamo. Una regata che ha visto trionfare un equipaggio italiano, Brontolo, con fiumi di spumante per tutti, è stato il preambolo di quella che sarebbe stata una bella serata. Un aperitivo consapevole, con prodotti eccellenze della nostra terra e del nostro territorio, preparato dallo chef Peppe Giuffrè, per gli ospiti che hanno riempito la tensostruttura di via Miraglio Staiti, punto focale della regata che ha preso il via ieri e terminerà il 13 settembre. Tantissimi i trapanesi e i turisti che si sono riversati al Village in occasione poi dell'esibizione degli Ottoni animati, con il loro percorso sonoro caratteristico, accompagnato dagli applausi a tempo di musica dei presenti. Con l'animo ancora in festa, alle 23.30, tutti con il naso in su per assistere allo spettacolo pirotecnico, degna conclusione di una prima giornata memorabile, come rimarcato dalle previsioni di uno degli organizzatori, Giulio Dalì. È stato uno spettacolo stupendo, come hai detto tu, chi ben comincia è a metà dell'opera. Siamo riusciti in uno spettacolo, una kermesse fantastica che Riccardo Simoneschi ha voluto fortemente, ha voluto regalare alla città di Trapani questo spettacolo in porto. Abbiamo fatto veramente una cosa fantastica, hanno fatto i ragazzi in mare, Riccardo con tutti i team, sono stati veramente favolosi. È stato un inizio fantastico e poi da mercoledì il mondiale fino a domenica, quindi vi aspettiamo tutti all'Audi Village, buon vento a tutti. Ma ieri sera però non sono mancate le polemiche, gli Ottoni animati sono entrati in polemica con l'amministrazione comunale, vediamo cos'è successo. La nota band trapanese ieri sera si è voluta togliere qualche sassolino. Nel mirino il comune di Trapani. Dopo il valzer di comunicati che ieri giravano per le redazioni in cui gli Ottoni animati stigmatizzavano il comportamento della giunta Damiano per il tira e molla di queste settimane in cui l'amministrazione aveva chiesto surreali richieste alla band, la stessa ha voluto ribadire sul palco del Village tutta l'inadeguatezza del primo cittadino per la guida della città. Nessuna disponibilità, nonostante gli stessi fossero venuti incontro a tante richieste dell'amministrazione e che alla fine avessero accettato di suonare per mero spirito di servizio per amore dei loro concittadini, ringraziando il comitato organizzativo nelle persone del presidente Antonella Basciano e del vice Giulio Dalì, che si sono personalmente accollati il modesto gettone di presenza che alla fine il gruppo ha ritenuto di preventivare per la serata inaugurale della manifestazione. Insomma, critiche su critiche per il sindaco Damiano, che già era entrato nei giorni scorsi nel mirino del comitato organizzativo che gli rinfacciava l'essersi rimangiato le promesse, ad iniziare dall'allaccio Enel, che in un primo momento doveva essere a carico del comune e poi invece fatto a loro spese. Insomma, un'estate non facile per Damiano, che già aveva ricevuto durissime critiche per altre scelte fatte durante la stagione. Il comitato dell'Audi Tron Sailing Series ha espresso il suo pensiero in merito alla vicenda Ottoni animati, intendendo chiarire che certamente è stato poco gradito da parte dell'organizzazione della regata il comportamento poco chiaro dell'amministrazione circa la loro esibizione di ieri sera. Fermo restando che comunque questa regata è stata voluta per tutta la città di Trapani, il comitato, nella persona del presidente Antonella Basciano e del vicepresidente Giulio Dalì, hanno comunque voluto regalare lo spettacolo musicale alla città. Fedeli allo spirito dell'iniziativa, che punta all'aggregazione, allo sport e al divertimento, occasione che permette alla città di far emergere il meglio di sé, si auspica la collaborazione da parte della cittadinanza e dell'amministrazione comunale. Le divisioni non portano mai a nulla e non è certamente questo il momento di fare polemica. E adesso cambiamo argomento e passiamo alla cronaca. La polizia di Trapani intensifica i controlli contro l'abusivismo commerciale e i risultati non tardano ad arrivare. Luigi Todaro.
3 arresti, giocattoli, bigiotteria, oggettistica e abbigliamento sequestrati, 7 cittadini stranieri multati per abusivismo in commercio, 27 contravvenzioni elevate per infrazione al codice della strada. Il bilancio dell'operazione denominata Ferragosto Sicuro, condotto dalla polizia in sinergia con i vigili urbani a Trapani nel suo hinterland. I controlli hanno interessato tutto il territorio della provincia. In manette sono finiti 2 trapanesi per tentato furto aggravato e un extracomunitario chiamato a rispondere di rapina e tentata estorsione. Sono stati eseguiti anche controlli contro l'abusivismo commerciale. Sono stati multati 3 bangladesi e 4 senegalesi che vendevano merce varia senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. Taxi e anche panineria, rosticceria e sabato notte arancine e tavola calda. Pollo Taxi, il pollo pronto subito a casa tua. Corso Piersanti Mattarella, Trapani. Il consigliere comunale di Trapani Nino Bianco ha aderito al gruppo Uniti per il Futuro, movimento che fa riferimento all'onorevole Mimmo Fazio. Eletto nelle liste di Grande Trapani, che sosteneva il candidato sindaco Giuseppe Maurici, faceva parte del gruppo misto dopo l'abbandono del movimento e del gruppo originario degli altri 3 consiglieri eletti nella stessa lista. Giovedì, data del primo consiglio comunale al rientro dalla pausa estiva, Nino Bianco ufficializzerà in aula la richiesta di adesione al gruppo Uniti per il Futuro. E cambiamo argomento. Ieri a Cornino si è rinnovato il rito dello sbarco della Madonna di Custonaci a Cala Bucuto. La rievocazione dell'arrivo della Madonna dal mare è sicuramente uno dei momenti più suggestivi dei festeggiamenti in onore della Vergine padrona dell'Agro Ericino. Ieri pomeriggio al calar del sole si è rinnovato il tradizionale rito dello sbarco della Madonna di Custonaci nelle coste di Cornino, con l'immagine della Vergine trasportata a bordo di un veliero che da Punta di Cofano all'altezza della Torre di San Giovanni ha fatto vela verso Cala Bucuto, accompagnata da decine e decine di motoscafi e gommoni. Una processione in mare a tutti gli effetti, carica di emozioni e resa ancora più suggestiva dai colori del tramonto in uno degli specchi d'acqua più belli del Golfo di Bonagia. Un momento sicuramente molto sentito dagli abitanti del posto e che fa da richiamo anche a tanti visitatori. Una volta arrivato davanti la spiaggia, gremita come non mai di fedeli, il quadro della Madonna di Custonaci, durante la navigazione posizionato a prua, viene sceso su una piccola lancia in legno per essere portato a terra, dove ad accogliere l'icona c'erano padre Giovanni Mucaria, assieme al vescovo Pietro Maria Fragnelli, al sindaco Peppe Biga ed altre autorità del territorio. Siamo qui ancora una volta alla Cala di Cornino, Cala Bucuto, per vivere anche quest'anno il suggestivo evento dello sbarco della Madonna, il cui significato sempre profondo è questo, questa accoglienza di questa straordinaria mamma nella nostra terra, nel nostro territorio, per presentare quelli che possono essere i nostri bisogni, i nostri desideri, le nostre aspettative. Ancora una volta quest'anno, ecco, si ripeterà questo evento, che lo vivremo in una maniera particolare, perché quest'anno saremo accompagnati da quella che viene definita l'asinello di Dio, la signora Emma Morosini, una donna d'altro di 92 anni che ha compiuto più di 30.000 chilometri a piedi in tutti i santuari mariani del mondo, e quest'anno l'abbiamo qui con noi, che accompagnerà la nostra Madonna in santuario, appunto per vivere questo pellegrinaggio di amore e di fede. Infatti il pellegrinaggio poi che porta la Madonna da questo luogo, il santuario, è davvero particolare. Ecco, ci auguriamo che la Madonna possa davvero donarci tutte quelle grazie che sono necessarie alla nostra vita e ai bisogni della nostra famiglia. Ovviamente i giorni poi continuano, e domani ci sarà il giorno dedicato un po' agli artisti del nostro territorio, che vi invito davvero a venire, perché è davvero un momento, una serata tra l'altro molto suggestiva. E mercoledì è il giorno della sua festa, che noi celebreremo in una maniera solenne con la celebrazione alle ore 11 con il nostro vescovo nella nostra parrocchia, nel nostro santuario, e poi la sera alle ore 19 con la suggestiva processione per le vie cittadine. Ecco, mi auguro che possiamo essere davvero tutte presenti per onorare la nostra Madonna e pregarla come si conviene pregare una mamma. Desidero fare un augurio a tutti i custonacesi e a tutto il popolo
del territorio che si raduna qui nella Baia per questo sbarco della Madonna. Questa manifestazione che è cresciuta nel corso degli anni da una fiaccolata iniziale di 30-40 anni fa è diventata sempre più un fenomeno di popolo. Io sono davvero contento, come vescovo desidero incoraggiare il sentimento popolare verso la Madonna e pensare a tutti coloro che in questo momento sono nel cuore dei partecipanti. Penso ai defunti del mare, penso alle persone che hanno delle difficoltà, penso a questo nostro mare che vorremmo fosse sempre più un ponte per i popoli, un luogo di incontro e non un luogo di divisione. Questi e tutti gli altri sentimenti che sono nel nostro cuore li presentiamo alla Madonna questa sera, qui proprio benedicendo le barche, benedicendo il lavoro sul mare. E come tradizione lo sbarco della Madonna di Custonaci è stato salutato con i giochi pirotecnici sparati a pochi metri dal mare, con l'affascinante sfondo di Monte Cofano che dopo la Baia di Cornino. E questo pomeriggio ad Erice si apriranno le celebrazioni in onore della Madonna di Custonaci, patrona del Borgo Medievale. Questo pomeriggio alle 19 si rinnoverà il rito dei primi vespri e della consegna delle chiavi d'oro della Civitas Ericina con il corteo dei sindaci dell'Agro Ericino che partirà alle 18.30 da Piazza Loggia per raggiungere la matrice. Questo solenne momento sarà preceduto alle 17.30 dall'uscita dalla chiesa di San Martino del corteo storico del gruppo medievale Monte San Giuliano Erice. L'immagine della Madonna di Custonaci uscirà in processione dal Duomo domani alle 18.30 per percorrere le vie del borgo medievale accompagnata dai fedeli e dalle note della banda musicale di Paceco. E da mezzanotte, come tradizione, ci sarà lo spettacolo piro musicale Magnificat che quest'anno per motivi di sicurezza si terrà a Porta Trapani. Per questo motivo a partire dalle 21.30 Erice sarà chiusa al traffico. I mezzi non potranno immettersi in viale Conte Pepoli e da Porta Trapani dovranno quindi tornare indietro posteggiando nelle aree che si trovano fuori il perimetro urbano del borgo medievale, ovvero al Coffee House e al Campo San Nicola. E per evitare problemi di congestione del traffico, il Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna di Custonaci ha invitato i cittadini a salire ad Erice utilizzando la funivia. Stasera alle 21.30, sempre ad Erice, nella location di Piazza Umberto I, si terrà il concerto della banda musicale Città di Paceco, diretta dal maestro Claudio Maltese. L'evento in onore della Madonna di Custonaci, patrona della città di Erice. Fabrizio Fonte, presidente del Centro Studi Edinogrammatico, è stato insignito del premio letterario La Campana di Burgio per l'impegno profuso in favore della cultura, della tradizione e della storia siciliana, con particolare riferimento al volume edito dalla Rubettino Dal separatismo all'autonomia regionale. La manifestazione, giunta alla terza edizione, a cui è stata attribuita la medaglia del Presidente della Repubblica, si è tenuta come consuetudine presso l'antico castello normanno della cittadina agrigentina. E si è concluso a Paceco il Yellow Summer Festival. Vediamo. La manifestazione organizzata dall'associazione Rerum Novarum, che trae spunto dal tipico e rinomato melone giallo del luogo, è stato un momento per degustare diversi prodotti gastronomici, oltre allo stesso melone giallo, servito nelle sue varie forme dai maestri artigiani e pasticceri della Federazione Italiana Pasticceri. A fare da contorno all'evento, street art, sfilate di moto e varie forme di intrattenimento in collaborazione con bar e locali di Paceco. Venerdì si è tenuto il Paceco Summer Contest, un concorso per DJ, mentre sabato 22, sul palco di Piazza Vittorio Emanuele, si sono tenuti diversi momenti musicali con alcune band. Yellow Summer Festival, un festival dedicato alla gastronomia, alla street art e poi al nostro melone, al melone giallo di Paceco, che è una pietanza rinomata in tutta Italia e perché no anche in Europa. Questo è lo scopo di Yellow Summer Festival, una manifestazione che ha un'impronta fortemente giovanile perché è organizzata dall'associazione giovane che opera in provincia di Trapani. La popolazione italiana è destinata a diventare sempre più vecchia nei prossimi 30 anni. L'età media sarà 80 anni, un fenomeno che comporta tutta una serie di problemi. Ne abbiamo parlato con Gabriele Tripi, psichiatra.
La notizia, diciamo così, è realistica, nel senso che nel 2020 è previsto nella sola Europa un numero di milioni di persone con demenza, che è la patologia, diciamo così, più frequente e che ha un impatto due volte demenza il diabete. Demenza significa? Uno già matto? Demenza significa perdere progressivamente le funzioni cognitive. Cioè quello che si è acquisito, diciamo così, durante le fasi di sviluppo, man mano si va perdendo, ritornando a una condizione quasi neonatale dal punto di vista cognitivo, nel senso che si ritorna ad essere completamente dipendenti. E questo perché la popolazione anziana aumenta notevolmente, noi siamo il secondo paese più vecchio del mondo, dopo il Giappone. E da noi gli altri paesi d'Europa si aspetterebbero studi avanzati. Sì, soprattutto relativamente alle politiche di gestione dell'età anziana, guardano a noi come un faro in questo senso, ma in realtà noi siamo molto indietro dal punto di vista legislativo. Basta dire che quest'anno è stato esitato il piano nazionale, per esempio, per le demenze, e mentre invece negli altri stati europei lo è già da un bel po'. Questo tema mi pare che sia qualcosa in preparazione, c'è anche fissato. Sì, giorno 3 settembre faremo un convegno su questa tematica, che si chiama Delirium, come markers di qualità assistenziale, sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale. Dal 4 al 10 settembre, odori e sapori di Sicilia. Spince, couscous, busiate, pizze fritte, lasagna e pappardelle al sugo di pecora. Dall'11 al 13 settembre, di gusto in gusto, cassatella in brodo e al ragù. Scegli quella che vuoi tu. Custonaci in festa. Ti aspettiamo in Piazza Matrice nel centro storico. Ogni sera uno spettacolo diverso. Vieni a far festa con noi. Adesso lo sport, apriamo con il calcio. Ancora movimenti di mercato per il Trapani, che ha ceduto a Lecce l'attaccante Davis Curiale. Oggi alle 18 invece si terrà il sorteggio del calendario della Serie B. Prestito con diritto di riscatto da parte del club salentino per Davis Curiale, che è iniziata la preparazione con i Granata e già volato a Lecce in Lega Pro. La sua cessione era nell'aria e ieri si è concretizzata. Sui social Curiale ha colto l'occasione per salutare i tifosi trapanesi che l'hanno sostenuto nel suo sogno, quello di vestire la maglia che aveva sognato fin da bambino. Insomma, la sua avventura con il Trapani, iniziata nel gennaio scorso come rinforzo in attacco alla corte di Boscaglia per sostituire Matteo Mancosu, finisce qui. Così come sembra essere arrivata al capolinea la storia tra il Trapani ed il centrocampista Simone Basso alla sua terza stagione in Granata, che non rientrerebbe più nei piani della società e del mister. Per lui valide le piste Lecce e Provercelli, anche se sembra più probabile che raggiunga Brescia alla corte di Boscaglia. Ovviamente quando si parla di cessione si parla di acquisto, per cui obiettivo una seconda punta che, stando alle parole del DS Faggiano, non può essere Cristian Pasquato, che è un trequartista. Una seconda punta è necessaria, ma questi per tutta la società sono momenti frenetici in vista della fine del campionato fissata per il 31 di agosto. L'attaccante Ciccio Caputo, più volte accostato al Trapani, sembrerebbe invece vicinissimo alla Virtus Entella. Insomma, ora che i tempi sono ristretti, le risposte dovrebbero arrivare a breve. Intanto, oggi pomeriggio alle 18 a Pescara si terrà il sorteggio del calendario della Serie B, con partenza fissata il 5 di settembre. I tifosi sono già in trepidazione. E adesso basket, preparazione per la pallacanestro Trapani, ma il bello è poter scendere in campo, per cui spazio alle amichevoli precampionato. La data dell'inizio del campionato, il 4 ottobre, sembra in effetti lontanissima. Ormai è pieno regime di preparazione, con l'ultimo tassello, Taylor Griffin, che si unirà al gruppo giovedì, credo che tutti abbiano voglia di calcare il parquet, di scaldare il motore dell'agonismo. Diverse saranno le occasioni per mettersi alla prova, di creare la tanto famigerata chimica di squadra, di cominciare a stabilire equilibri. Per cui conto la rovescia per la prima amichevole precampionato, che si terrà il 2 settembre a Palermo contro l'Aquila Basket, e poi ancora il 5 settembre a Capodorlando contro l'Orlandina, il 9 a Porto Empedocle contro Agrigento ed il 12 settembre a Patti contro la Viola Reggio Calabria. I tifosi trapanesi che vorranno vedere la propria squadra in casa dovranno aspettare il 16 settembre, in occasione di Trapani Agrigento.
Poi biglietto aereo pronto per volare a Ferentino, dove il 19 ed il 20 settembre si giocherà il torneo Città di Ferentino, a cui prenderanno parte, oltre ai Granata, alla squadra di casa, Latina e Roma. Infine, appuntamento imperdibile è il Memorial Basciano, organizzato dalla Pallacanestro Trapani e giunto alla sua terza edizione, che si svolgerà al Palailio il 26 e 27 settembre, a cui prenderanno parte anche Capodorlando, Caserta e Ferentino. Insomma, le occasioni per farsi un'idea di questa squadra di certo non mancano. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud alle 21, appuntamento con la rubrica di automobilismo, manie e motori. Alle 23 invece trasmetteremo lo spettacolo del noto cabarettista Ernesto Maria Ponte, registrato al ristorante Boccone di Aziz. E adesso pubblicità, ma restate con noi perché c'è la seconda edizione.